Atterrato a Sucre, ho viaggiato verso Potosí, l'antica città mineraria già conosciuta dagli Inca. Poi ho percorso la strada sterrata che si arrampica sulle Ande, verso sud, in direzione del Cile. E così sono finalmente arrivato a Uyuni, la mia ultima tappa prima del Salar. Sono a 3669 metri sopra il livello del mare. La città dà il nome al lago salato che si trova pochi chilometri più a ovest. Uyuni è un piccolo centro con vie larghe ed edifici anonimi, attraversato dalla prima ferrovia costruita in Bolivia. Nel 1879 le truppe boliviane combatterono qui contro il Cile, la guerra per la quale il paese perse l'unico sbocco sul Pacifico. Ma oggi Uyuni è più conosciuta per i suoi paesaggi. Le strade sono piene di cartelli delle agenzie turistiche che offrono per pochi dollari itinerari nella regione e i turisti non mancano nemmeno adesso che è bassa stagione. Nelle piazze, in mezzo al gran movimento di jeep che partono e arrivano, pullulano ristoranti rimodernati, con prezzi aggiornati alla moneta straniera. Eccolo finalmente, il Salar. Non riconosco in questo deserto alcuna immagine familiare. Penso alla neve, ma il terreno è duro, compatto. Una pietra ruvida e piatta, grande come un mare. I minatori stanno estraendo il sale e lo caricano sui furgoni. Quarantamila anni fa, tutto questo faceva parte del Minchin, un gigantesco lago preistorico. Dal suo prosciugarsi sono rimasti 10 miliardi di tonnellate di sale. Una meraviglia chimica e geologica che mi lascia senza fiato. Sulla jeep mi muovo a più di 100 km orari e il paesaggio fuori dal finestrino rimane immobile. Nel centro del lago si trova l'isola Incahuasi, un antico vulcano. Quando sono in cima e il Salar mi circonda fin dove arriva lo sguardo, rido di stupore. Quanta bellezza! L'isola è silenziosa. I turisti sono ripartiti. I pochi abitanti che solitamente si occupano del bar e del museo hanno iniziato una partita di calcio. Mi invitano a giocare. Corro per qualche minuto, prima che l'aria rarefatta di questa altitudine mi costringa ad un affannoso ritiro. Ripartiamo verso le lagune e mi perdo nei toni di questo deserto, in cima al mondo. Dove sembra non ci sia nulla, scopro con crescente emozione un fiorire di colori e vite incantevoli. Thank you.
Al mattino presto, col freddo ancora pungente, arriviamo ai geyser. L'odore di zolfo e il rumore sono intensi, ma nulla eguaglia lo stupore continuo del vapore che esce dal suolo. Mentre mi avvicino a San Cristobal, la strada torna asfaltata. Tutto sembra nuovo. Le case, i muri, le strade e la chiesa. E in effetti lo è. Fino a qualche anno fa, il villaggio si trovava in cima ad una montagna, 17 chilometri più in là. Nel 1998, la Apex Silver, un consorzio minerario canadese, vinse la gara per l'esplorazione dei giacimenti della zona. Si scoprì così che proprio sotto le case del villaggio si trovava, oltre che piombo e zinco, uno dei più grandi giacimenti d'argento mai scoperti. San Cristobal fu così spostato, pietra per pietra, compresa l'antica chiesa coloniale e il cimitero. Fu il più grande investimento minerario mai fatto nel paese, con 700 milioni di dollari e la creazione di 3.000 nuovi posti di lavoro. Oggi, turismo ed estrazione mineraria con metodi moderni rappresentano la grande opportunità di riscatto economico per questa regione e per i suoi abitanti. Spero che queste due risorse si svilupperanno nel rispetto di tutta la bellezza dei luoghi e delle persone che ho incontrato tra queste montagne.